Esima giornata del campionato di eccellenza, girone B, Antella Foiano, primo possesso, muove il primo pallone la squadra di Alaric, reparto offensivo del Foiano, palla nel mezzo a cercare i tacconi, poi la conclusione al volo, primo squillo dell'Antella, è lanciato in verticale, lo segue Cosimo Vitale, attenzione perché Monaci li sfila alle spalle, la sterzata di Monaci, ritorna Vitale, ancora Monaci però non è finita, il Foiano vedete con una scheggia come il numero 8, la palla sulla sinistra, arriva il cross basso, la redra chiaramente ospite non proprio comodo. Attenzione. Nel frattempo qua cerca Monaci, fondamentale vincere, attento questa bella finizione, Zacchei nel mezzo a cercare come al solito Monaci che si gira e calcia, c'è un tocco, poi altra conclusione, secondo palo, vedremo se farà così, va Zacchei in corsa lunga, pallone morbido, tagliato, il colpo di testa D'Ambrosio in due tempi, fatto questa è la sua seconda stagione con la maglia dell'Antella. Faccioli riesce a lavorare un buon pallone per tacconi, qualche rimpallo, poi va col sinistro, ok, parte il cross di Bani, è tagliato, forse un po' corto, la girata a rete di Faccioli alle stelle, ma la palla è ancora buona per Liberali. Monaci, c'è anche Zacchei che sale, Monaci fa spallate con Corsetti, poi allarga per Zacchei, il tocco di ritorno è troppo lungo, deve uscire Elia D'Ambrosio. Un po' meno per quanto riguarda invece le occasioni da gol che comunque non sono mancate, è mancata però come detto la scintilla per poter fare esplodere questa partita. Il tocco di ritorno, parte lo scarico, cross molto lungo, c'è cioè dall'altra parte Bani, poi Posarelli al volo, vantaggi fisici, palla lunga, tacconi, va con il destro, la risposta miracolosa di Liberale, non è finita, altra Picchi che va con il destro, prende in piano la barriera, poi Olivieri, il secondo tentativo nella bolgia dell'area di rigore. Sì, anche se appunto gli attacchi sono stati riforniti non benissimo, diciamo, questi lanci lunghi continui che contro difese così ben schierate. Qua Vichi, un doppio rimpallo che non lo favorisce, Posarelli, il triangolo è buono, la conclusione a rete, il pallone si alza. Da mezzo chiude però bene in questo caso Castellani che preferisce andare allo scarico, mette in crisi D'Ambrosio che deve andare a liberare. Salgono chiaramente sia Corsetti che Cosimo Vitale, il pallone proprio per Vitale, il colpo di testa da parte di Tacconi. Però calcio di punizione, vediamo se era non era Tacconi ma Castellani, fatto sta che era tutto fermo per il fallo in attacco del numero 4, altro materiale che poi vedremo nella moviola in campo del lunedì sera, la moviola del lunedì sera dove in realtà oggi dovrà intervenire per tante interessanti cose. Nel frattempo il Foiano la sblocca oltre la mezz'ora del secondo tempo, occasione tutta in verticale, forse nel miglior momento dell'Antella, Antella 0, Foiano 1. Campionato soltanto 4 sconfitte. Aveva perso meno soltanto la Siena Lunghese, 3 sconfitte. Zacchei va dritto in porta. Va dal porta romana con cui giocava nella Juniores. Il pallone nel mezzo, il colpo di testa al centro dell'area piccola. Libera la difesa del Foiano, ma è sempre lì nel traffico. Il pallone dentro l'area di rigore. Prova la girata a rete, se non sbaglio, Vitale. Un traffico da cui si riesce a capire veramente poco. Castellani, controllo non felicissimo. In qualche modo riesce ancora a tenere il pallone in mezzo a 3. Va via in slalom Castellani, pronto per la conclusione. Nessuno sporca il destro. L'ultima chance, non c'è più tempo. Vince così il Foiano 1-0, partita faticosissima, la decide alla fine Ruffini alla mezz'ora del secondo tempo, l'autore del gol del match, una partita tiratissima fino alla fine.